Per chi volesse mettersi in contatto con noi, oggi l'argomento, ve l'avevo preannunciato nel promo di sabato, è piuttosto hard: UFO, ufologia e padanità. Onorevole Mario Borghezio, che saluto, buongiorno onorevole. Onorevole Borghezio. Buonasera, buona Padania. Salve. Sì, sì. Senta, onorevole, prima una curiosità, ma come mai questo suo interesse per gli UFO? Ma io credo che da un punto di vista politico generale si debba trasferire la nostra richiesta di trasparenza nella politica di tutti i giorni anche ai temi più delicati della ricerca scientifica, delle scoperte spaziali. Ora, non è un mistero ormai per nessuno che sia un po' informato, al di là dell'informazione direi ufficiale e tradizionale, che le superpotenze hanno, nella fattispecie le superpotenze spaziali, Stati Uniti e ex Unione Sovietica, oggi Russia in particolare, abbiano tenuto nascosto, e anche le grandi organizzazioni militari come la NATO abbiano tenuto nascosto o quantomeno riservato ogni riferimento e ogni notizia riguardante apparizioni di oggetti non identificati. Le nostre stesse autorità militari hanno evidentemente coperto dal segreto militare, ritenuto doveroso coprire il segreto militare ogni avvistamento che risulterebbe essere effettuato anche da personale dell'aviazione civile e militare. Ora, come mai tutto questo? È legittimo porsi una domanda e richiedere che invece tutti i dossier che sono stati tenuti gelosamente riservati o nascosti o addirittura con la posizione del segreto militare vengano resi accessibili perché tutti possano prendere visione e vi sia come dire una divulgazione anche a scopo scientifico e anche per la valutazione che tutti i cittadini devono poter fare di questa realtà, perché l'avvistamento di oggetti non identificati non è fantasia ma è realtà. Sì, io credo che sia arrivato il momento che anche le autorità istituzionali preposte in Europa tolgano un veto, una vera e propria censura istituzionale che è stata posta a questi avvistamenti, di modo che tutti possano prendere visione delle carte, dei documenti e arricchire la conoscenza universale, la conoscenza scientifica e anche quella politica di questi fatti, perché tali sono, ecco, non è che io mi nasconda il fatto che sicuramente vi sono delle persone che per mille motivi chiarano magari di aver visto questo e quello e poi non si sa bene cosa hanno visto, ma altrettanto sicuro sono e credo che molte altre persone informate lo siano, che c'è stata invece una volontà politica tesa a oscurare gli avvistamenti seri, quelli che non hanno non possono essere spiegati con comportamenti visionari o fantasia o magari avvenimenti, episodi, fenomeni non riconducibili all'esistenza degli UFO. Io credo che su questa questione si debba avere il diritto di vedere tutta la documentazione disponibile. In questo senso, anche durante i mesi che hanno preceduto le elezioni europee, io ho detto che sarei stato ben lieto di presentare un documento e di offrirlo anche alla firma di altri colleghi per chiedere, fra le altre cose, che venga tolto il segreto che è stato apposto a queste e da parte di tutti gli stati europei. Credo che questo si possa fare in sede Parlamento europeo
e a maggior ragione al Consiglio d'Europa, e quindi mi farò paltativa perché anche chi ci rappresenta al Consiglio d'Europa faccia la stessa cosa. Benissimo, grazie onorevole Borghezio, le faccio i migliori auguri per questa battaglia che è molto anche interessante. Anche a voi e complimenti per il coraggio con cui affrontate questi temi che possono essere considerati scomodi, ma che se hanno interessato i servizi di informazione dell'ex URSS e degli Stati Uniti d'America, cioè delle grandi potenze spaziali, un motivo ci sarà. Tra l'altro lui, Borghezio Mario, era veramente molto vicino come sensibilità a un suo amico Gianni VII, che è stato il fondatore di Clipeus, una rivista interamente dedicata alla ricerca sugli UFO a Torino. Torino va bene, città che assolutamente viene bollata come magica, però qui non c'entra questo discorso, perché qui a Torino ci fu allora, negli anni 50-60, la volontà di andare a scoprire questo territorio molto molto ancora poco conosciuto, e quindi sotto questo punto di vista ebbe dal vivo subito materia prima anche Borghezio per poter giudicare. E abbiamo il colonnello Roberto Dozzo dell'Aeronautica Militare Italiana. Ciao Roberto. Ok, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Padania e grazie di avermi invitato. Quindi non vogliono dire la verità perché non sono ancora preparati per dare delle risposte che non siano destabilizzanti la cultura, la società e probabilmente anche l'assetto, diciamo, proprio economico della nostra società, però non possono secondo me farlo più, perché ormai abbiamo raggiunto un livello di conoscenza di questo fenomeno che permette di poterlo studiare, di poter avere qualcuno che lo osserva e lo monitorizzi. Quindi sono tantissime le persone famose che hanno visto gli UFO, però molte di queste non parlano chiaramente, certo, perché può essere una cattiva pubblicità per loro. Il fatto che non atterrino pubblicamente, certo, questa è una cosa che fa discutere da tanti anni gli ufologi. Una spiegazione potrebbe essere che un atterraggio palese, magari durante il G8 all'Aquila, innescherebbe una tale reazione di panico nella popolazione, o forse nei potenti, che perderebbero all'istante il loro mandato politico, e magari qualcuno lassù lo sa e allora evita di fare questa cosa. C'era un collega argentino che diceva: gli alieni utilizzano la tattica puntiforme, si fanno vedere un po' qui, un po' là, lasciano tracce, cerchi nel grano, altre cose, in modo che le persone, noi terrestri che siamo così spaventati, che siamo bambini, che siamo scimmie vestite, che da poco siamo scesi dall'albero, gradatamente potremmo accettare il fatto che non siamo soli nell'universo. Se atterrassero pubblicamente, apriti cielo. Faccio un piccolo esempio: nel mondo islamico in moltissime occasioni si sono visti gli UFO anche durante la preghiera del venerdì sopra la Mecca, ma la gente pensa che sia il diavolo, quindi le reazioni potrebbero essere terrificanti. In Russia negli anni 60 sparavano contro gli UFO.